Buongiorno cari fan, come vedete è successo qualcosa di insperato, è venuto bel tempo, molto limpido, stavamo appunto discutendo se andare a Kamakura o infilarci a vedere qualche panorama di Tokyo, magari si vede anche il Monte Fuji. Stiamo cercando di raggiungere la metro per decidere, probabilmente ci divideremo in due gruppi, il Barabba è già carico. E mo vediamo. Siamo in metropolitana, siamo rimasti solo in 5. Qualcuno forse non arriverà a casa, poi vedremo. E noi oggi tentiamo Kamakura se sopravviviamo. Abbiamo i nostri compagni che stanno provando bibite energetiche, inquadramela bene, è della SAI, sembra una bibita energetica. È così potente che devo Red Bull metterla in by una Asahi. lattina, perché sennò Sì, piove esplode, dentro. esplode, esplode. Sembra una lattina esplosiva. Tanto vedete le Molto dolce. lucine che si illuminano per l'arrivo del treno, che sta arrivando adesso, ma non è il nostro. Sentite che arriva. Ecco. Siete sopravvissuti? Com'è? È un samurai che ti infila l'energia in corpo infilandotela in bocca con un pugno. Arrivati alla stazione di Kitakamakura, molto piccola, tra l'altro c'è l'attraversamento in mezzo ai binari, quindi molto tipico. E andiamo a vedere qualche tempio a Kamakura, vista la bella giornata che ne è Anche venuta se fuori. dicevano che pioveva, che Dio la mandava. Ma sti giappi qua col meteo. Siamo qui a Lenkakuji. Vedete la porta di accesso principale qui, tutta in legno, pezzi attaccati. Quello è il tempio dove adesso stiamo entrando. Non c'è un chiodo per fare queste cose, sono tutti pezzi incastrati l'uno all'altro. È tornato il caldo e c'è il sole. Miracoli del Giappone. Qui siamo in una zona sacra del tempio, lì non ci si può entrare perché è solo zona di preghiera. Qua vediamo un albero aperto praticamente, che è molto bello. E quella lì è una farfalla, quella che appena avete visto volare, che sto cercando di inquadrare. Gigantesca. Un po' randomico. Sì. Piccolo cimitero, siamo nel punto più alto della zona del tempio, c'è un piccolo tempietto, molto bello, rilassante anche, come tutti i templi del resto. Facendo la foto alla campana del Tokeiji, se la vedete, bellissimo anche il giardino, è poco distante dalla stazione di Kitakamakura. Molto bello in mezzo al verde. Siamo qui davanti al Meigetsu, dove qualcuno ha saltato la staccionata senza poterlo fare, Barabba se la ride, e noi qua aspettiamo gli altri. Ivan si sta dando al ghiacciolone. Per ora sa di arancio. Dentro c'è qualche cosa che non si sa, Aspetta vedete che lì prendo la bevanda l'immagine. misteriosa. E qualcuno prende la bevanda misteriosa, signore. Non si sa cosa c'è dentro. Vi documenteremo gli effetti successivamente. Siamo dentro al Kenchō-ji, che è il tempio, la serie di templi zen principali di Kamakura. Questa è una breve panoramica. È il tempio zen più antico di Kamakura. E in effetti è molto bello per il momento. Continuiamo la visita, vi farò vedere.
l'uscita su altri templi. Come vedete, un'area molto bella. Un uomo distrutto, devastato dal proprio intestino. Non ho mai visto una cosa simile. Per fortuna neanche noi. Per fortuna, vero? Stefano laggiù con l'ombrellino che ci saluta, da rabbia agonizzante, e io affaticato abbiamo deciso di evitare la salita all'Anso Bo, che è lassù, su, e aspettiamo gli altri che tornino, sperando che tornino. Qui siamo dentro al tempio Tsurugao shintoista. Questo è il piccolo tempietto della volpe che c'è anche qui, mentre l'area principale la potete vedere da qua. Stefano ha ben deciso di andare giù da solo a Kamakura, visto che sono quasi le due. Sinceramente non so se riusciremo a ritrovarlo. Siamo ancora dentro al Tsurugao, questa è l'entrata principale, ci sono i culotti che stanno rompendo le scatole. Mi ha tipo intimato di spostarmi dalle scale 3 o 4 volte. Perché credo ci sia una processione, tra un po' qualche cosa. Adesso noi andiamo giù perché siamo già in super ritardo. E abbiamo un po' fame. Lo recupereremo, Stefano? Dobbiamo farvi vedere l'efficienza del popolo giapponese. Troppo efficiente. Stanno togliendo i sassi da una scolina, li puliscono e li rimettono dentro a mano. Robe che noi ce le sogniamo. E da noi non puliscono le fogne normali, figurati se si mettono a... Giardino, fiori di loto, tartaruga. Tartaruga e carpa che arrivano lì, potete vedere tutto. Ecco, diamo un po' di cibo, vediamo. Ah, ci danno. Se ci danno di brutto, guarda! Guardali! È una quantità allucinante, ragazzi! Fiori di loto e noi altri qua, che adesso raggiungeremo Stefano. Guardate! Stiamo camminando dentro la viuzza di Kamakura. Praticamente sembra di stare a Rimini, vero Ivan? Rimini on the beach. E dietro di noi è così. Quindi tantissima gente, però molto bello e caratteristico, molto marittimo. Abbiamo finalmente trovato da mangiare. Questi cosi pieni di carne. Daniele è attratto da queste cose. Adesso mangiamo finalmente. Siamo arrivati al Daibutsu. Scusa Ivan. È bello grande. Ed è lì che ci osserva il Daibutsu mentre si rilassa. E noi siamo qui e praticamente concludiamo qua il giro a Kamakura, sperando di riuscire a rientrare a Tokyo. Potete notare l'offerta di anguria davanti al grande Buddha, che sembra molto felice in questa calura estiva di questo dono. Quelle che vedete mentre un elicottero dell'esercito giapponese ci passa sopra sono gli scarpini del Buddha quando vuole andare a fare un giro. Ciao Buddha! C'è un kart in mezzo alle vie di Akihabara. Ci stiamo tutti domandando il perché. Che vogliono fare un Super Mario Kart dal vivo? Eh? Alla grande! Allora, siamo appena usciti dal Donkey di nuovo. Il Barabba, c'è una foto che prova, ha preso delle cose in una pallina nera, molto... Non diciamo cosa c'è, che da dove viene. Dal Tenga.
Tenga, vabbè. Tenga signore, tenga. Vabbè, tenga, e il signor tenga le palline. Appunto, Questa sera, serata alternativa, pranzo veloce al mini stop, qualcuno ha azzardato addirittura una pasta perché oramai non ne poteva più. Cominciamo ad aver voglia di pasta. Soprattutto non ne potevi più di mangiare pesce con tutto quello che hai mangiato da qua in Giappone. Spaghetti col tonno, buono. Ecco, lui la prima volta che mangi pesce in tutto il viaggio, probabilmente. E io ho questa roba qui, uno yogurt, un coso al caffè e cioccolata e questo qua di pasta. Sì, sì. Siamo a Shinjuku, nel quartiere economico-finanziario. Vedete Ivan che sta facendo le foto, ma voi mi direte a cosa? A questo, tanto per capirci, giusto per farvi rendere conto di quanto siano alti questi palazzi. E che noi fra l'altro tra poco vedremo dall'alto, giusto? Stiamo per entrare sul grattacielone. Sì, per vedere tutto lo skyline di Tokyo. Questo è il superascensore. Sto provando di farvi vedere il panorama a ovest verso il Fuji, che però non si vede. Belle. 45esimo piano, signore. Mentre questi baldigioni fanno le foto, questa è tutta la paccottiglia che ovviamente c'è a questo piano. Tutto di più. Sì, sì, c'è di tutto proprio dal Giappone, tutta la paccottiglia possibile e immaginabile racchiusa al 45esimo piano. Complimenti ai giapponesi per passare sempre tutto ovunque. Daniele sta portando di fotografare il panorama, quelle due lucine che lampeggiano, se le vedete in estrema lontananza si fa una fatica bestiale, sono la Sky Tree Tower, che è questa qui, che è l'unica cosa che però si vede in questo momento. Siamo scesi infine dal palazzo del governo e adesso ci stiamo dirigendo un po' accaldati, perché è caldo anche stasera, a Kabukicho, quartiere delle gnotte. Sì, e della mafia, almeno così si diceva, adesso mi hanno detto che è un po' più tranquillo. Nel caso non ci risentiate domani, è stato un piacere conoscervi. Ciao! Ciao! Signori, quello alle nostre spalle è il mitico Godzilla di Hideaki Anno. Noi c'eravamo quando era in programmazione, non abbiamo trovato il tempo. Fra l'altro era anche la serata donne a 1100 yen, quindi Daniele poteva entrare pagando meno. Altrimenti sono la bellezza di 1800 yen per vedere un film. Sì, è un po' caro. Abbiamo perso Stefano nel frattempo. Condoglianze.